la risoluzione di un problema, di una difficoltà, di un ostacolo. Quindi voi sapete che l'angelo custode è sempre con noi ed è pronto ad aiutarci. Quindi vi chiedo di chiudere gli occhi, di fare un bel respiro profondo e pensare a qualcosa che vi sta particolarmente a cuore e che non riuscite a realizzare in questo momento. Quindi, con gli occhi chiusi, come sempre, osservate il vostro respiro che entra e esce in maniera naturale. E ad ogni ispirazione portate dentro di voi il nuovo e ad ogni espirazione lasciate andare tutto quello che non vi serve più. Inspira ed espira, inspira ed espira, inspira ed espira. E mentre osservi il tuo respiro, senti che il tuo corpo si rilassa sempre di più e la mente si allontana. E questo è il momento per contattare l'angelo. Quindi mettete le mani sul cuore, non il cuore fisico, ma quello che sta al centro del petto, il quarto chakra. Immaginate che il vostro angelo sia davanti a voi e che vi prenda le mani per aiutarvi a parlare con lui. Prendetevi il tempo, io starò in silenzio, per parlare dei vostri problemi o dei vostri desideri. Avete potuto percepire il calore del vostro cuore. Nel momento che è entrato in contatto con l'angelo potete staccare le mani dal cuore, tirare un bel respiro profondo, ringraziare il vostro angelo custode che come sapete è sempre con voi e attendere con fiducia. Bene, spero che anche questa piccolo assaggio di meditazione vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete fare delle esperienze più complete, più profonde, potete sempre contattarmi. Io ho un consulto che si chiama A Tu per Tu e che è una chiacchierata amichevole con le persone che si rivolgono a me. E in questa chiacchierata amichevole a volte si fa anche uno spazio di meditazione, si fa un test di connessione, diciamo così. Quindi se volete contattarmi sta scorrendo il mio indirizzo del sito, quindi da lì trovate tutte le informazioni che vi interessano. Vi ricordo che tutte le domeniche mattina alle 10 sul mio canale YouTube, quindi su questo canale, mi trovate con i messaggi personalizzati degli angeli, tutti i giovedì sera i messaggi degli arcani di Camelot. Quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi una felice settimana, tanto amore degli angeli, tanta luce.